quando si ammalano, ad esempio con questo inverno che è stato molto freddo, 10 gradi sotto zero, come fanno per le medicine, per il medico, come fanno? Già bimaro, già da voi che menti. Guardare negli occhi un rifugiato è un gesto politico, un modo per ritargli valore, per rimetterlo al mondo, per dirgli no, tu ci sei, tu ci sei. E da qui si comincia. È arrivato di notte un ragazzo in preda a congelamento e non si capisce, sembra che debbano tagliargli i piedi. Io la prima volta che ho visto i suoi piedi erano spessi così, perché c'era il piede e poi c'era tanto così di spessore dovuto alle bolle. Quando sono saliti sul treno per andare in Germania, che poi ce l'hanno fatta, sono tutti ancora in Germania, ho capito cos'è la libertà. In quel momento ho capito cos'è la libertà di scegliere, la libertà di essere umano. Lo strato di cielo dall'inquietante nome di Burian sta lasciando il suo marchio in Piemonte. Nella notte le minime hanno sfiorato i 20 sotto zero in Valsusa e la bollettina dell'ARPA. Io non sono africano-marocchino, sono senza tetto, sono quello che ha quel problema in quel momento. Non faccio parte di una categoria, di un... Ma è la dinamica che io sono italiana, loro sono africani. Non frega più niente. Io credo che sia una cosa molto arricchente. È un'esperienza che rifarei. Cioè, mi dicessero, torna indietro, sì. Rifai da capo, sì.